Adesso facciamo inchino alla corte, allora porta la gamba destra indietro e la sinistra, molto molto divaricata, busto viene in avanti, a questo punto sto lavorando sul tallone, ok? E spingo verso basso, allora tutta la concentrazione è con il mio peso verso basso, ok? Busto in avanti, gluteo indietro, sto lavorando sul tallone, ok? Spingo verso basso, 2, 3, 4, ancora 5, 6, 7, ancora 8, vai, 8. 7, 6, spingi, 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 comincerai a sentire proprio che si attiva sotto il gluteo. Adesso guarda che facciamo, saliamo e scendiamo. 8, spingi, 7, 6, 5, puoi sollevarti, ancora, 3, e 2, e 1, rimango giù, spingo giù, spingo giù, spingo verso basso, basso, ancora, continuiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3 e ci solleviamo. 1, 2, push, 3, 4, ottima, 5, 6, 7 e 8. La sentirai sicuramente nel gluteo, la senti? Perché la cosa importante è proprio di incrociare tantissimo indietro, portare il busto in avanti, ok? Busto in avanti, sto spingendo sui talloni verso basso. Continuiamo, adesso andiamo, spingiamo verso basso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso sollevamoci, su e 2, spingi sul tallone, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, riscendo moleggiando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, ci siamo quasi, dai, 4, 3, 2 e solleviamoci, 8, scendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, wow! Eccellente, l'hai sentito? Perfetto, allora andiamo avanti con il prossimo esercizio con Turbo Gag. E allora in questo allenamento voglio andare proprio a zeccare, a lavorare proprio sulle gambe, sui glutei. Allora per farlo andiamo in quello che si chiama Crescent Pose. Allora è una posizione della yoga, ci allunghiamo, le gambe destra in avanti, le braccia vanno sopra la nostra testa, ok? E come potete vedere il tallone è sollevato, ok? Scendiamo e saliamo, vai, 1 e su, 2, su, continui, 3, 4, continui ancora così, 5, 6, 7, 8, adesso andiamo, portiamo le braccia in avanti e teniamo la posizione, teniamo in posizione in quella che stai provando di immaginare, ok, è che c'è un filo dal tallone fino alla testa, addominali rimangono tesi, ok, stendiamo le braccia, posizionando il peso sul tallone destro, ok, torniamo su, porti il coccige in avanti e scendo, 1, 2, ancora, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, di nuovo stendiamoci in avanti, di nuovo dal tallone alla testa, lunghezza, addominali tesi, spingi sul tallone, ok? Però stai provando comunque di tenere tutto in un modo energetico, ok? Tieni l'energia, stendi, ancora, 3, 2, 1, and relax. Adesso cambiamo la gamba, porti la sinistra in avanti, ok? Ginocchio sopra il tallone, stendi le gambe indietro sollevando il tallone, i bracci vanno sopra, porti il coccige in avanti, ok? Di nuovo, 8, 7, spingi bene 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 sul tallone, ok? Ancora, 6, 5, 4, 3, 2, e andiamo a allungarci, teniamo la posizione, ok? Spingi bene sui talloni, yes. Sì, ok? Energia fino proprio alla testa, ok? Di nuovo torniamo indietro, scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allunghiamoci, allunghiamoci, teniamo proprio le braccia in avanti, ok? Addominali tesi, tieni, tieni, tieni la posizione, ok? Continui, 4,
3, 2 e sollevo. Bravi! Adesso andiamo avanti con il prossimo allenamento insieme. Bravi! Facciamo un esercizio pazzesco sia per i gambe che i glutei, ma anche per il sistema bruciagrassi, perché ti alza il battito cardiaco tantissimo. Ricordando sempre che con questo esercizio gag turbo lo puoi fare anche più di una volta, così se lo volete fare due volte o addirittura tre volte avete assolutamente tutto il mio appoggio, anche se devo dire sono belle tosti queste. Allora scendiamo giù, si chiama giaguaro, ok? Immaginiamo di saltare come un giaguaro. 1, 2, 3, 4, 5, spingi dal tallone, 6, 7, 8, 9 e 10. Wow! Ok, recupero, prepari l'altra gamba, ok? Portiamo la sinistra in avanti, dobbiamo fare solo 10. Ripeto, se vuoi fare di più, lo volete ripetere questo esercizio, fallo pure, però come puoi vedere sono belli tosti questi. Ok, siamo pronti, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravi. Allora, come ti ho detto, bello tosti, ti aspetto al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag. Pronti per un altro esercizio per il nostro Turbo Gag? Facilissimo. Una delle mie preferite poi, tra l'altro, perché il glutei a un certo punto della vita cominciano a svuotarsi. E questi sono basici ma veramente efficaci. Le cose quelle che devi ricordare è di farle tutti i giorni o almeno tre volte alla settimana. Se vuoi veramente che il tuo gluteo non ti abbandona, la devi allenare, ok? Però ripeto, cioè, è più facile di quello che pensi. 7 minuti, 10 minuti, basta, i giochi sono fatti. Poi il lavoro aerobico è un'altra cosa, saltare sul trampolino è un'altra cosa. Ma per tenerci i nostri glutei in forma, alziamo la gamba destra e incrociamo sopra l'altro ginocchio. Il piede è martello. Levo e torno giù. Dobbiamo fare 50 per lato, ok? E state provando di lasciare l'impronta del tuo piede al soffitto, ok? Incrocio e sollevo, ok? E vedi, già 10 sono andati, ok? 10, 9, lascia che le spalle rimangano belle morbidi, ok? Addominali belli tesi e non inarcare la schiena, 20, continui, ok? Perché stai provando di isolare il movimento sul gluteo, incrocio, sollevo, continui, ancora, 4, 3, 2, 30, continui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ecco 40, ultimi 10 da questo lato, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, recupero un attimo. Ricorda che devi stringere il gluteo, non lavorare di schiena, lavora soltanto che la gamba solleva e poi c'è una contrazione finale del gluteo. Appoggiamo, piede a martello 90 gradi, crocio sull'altra gamba e in diagonale sollevo, ok? Sempre 50, movimento molto compatta, ok? Non devi fare movimenti strani con la schiena, con le braccia, ok? E 10, continuiamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, addominali tesi, non inarcare quella schiena, controlla, guarda giù, controlla che se la forma è corretta, ok? Ancora, 10, 9, 8, in diagonale, non sali e scendi soltanto, ma stai in diagonale, tracciando un diagonale con la gamba, ancora, mancano 20, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e gli ultimi 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Eccellente, un altro esercizio del nostro Turbo Gag, ti aspetto al prossimo esercizio insieme. Ora andiamo a fare uno degli esercizi che io lo trovo più eclatante per le nostre glutei, ok, alzate i laterali. Allora mettetevi in avanti, stendete la gamba destra, punto in basso, tallone verso alto, angolo retto, ok? Tieni proprio un angolo retto con le anca, non fai, diciamo, sparire dietro di te la gamba. Allora su e giù, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, piega le gambe, porta in avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, su e giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora passiamo dall'altra gamba, allungo la sinistra e andiamo su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, piega il ginocchio, porto in avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e recupero, piccolo recupero, batti i glutei se necessario per liberarti dall'acido lattico, andiamo avanti e ricominciamo con la gamba destra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe in avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cavatappi, cavatappi, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ci manca solo lato sinistro, poi abbiamo finito. Lunga le gambe, punta in giù, talone in su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, piega le gambe, vieni avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, ultime 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Batti i glutei, recupera e ti aspetto al prossimo esercizio insieme.